Salve ragazzi! Tempaccio, eh? Non fa che piovere. Ma quant'è che piove? E beh, sarà quasi una settimana che non smette di piovere. Anche di più, no? Come Nandri? Non ti fai vivo da 4 settimane e parli del tempo? Ragazzi, io sabato mi battezzo. Che? Ma che, non mi dite niente? Io non ho parole. Io ce l'ho, ma è meglio che non le dica. Io c'ho un nodo qui e mi viene da vomitare. Il tuo povero babbo si rivolterà nella tomba. Mio padre non era credente, ma era un uomo civile. Non mi ha battezzato per lasciarmi libero di scegliere io stesso. Quando avrai l'età della ragione, mi diceva sempre. L'età della ragione a 48 anni, sonati. Non è mai troppo tardi. L'importante è raggiungere la fede. E in fondo mi sono sempre sentito diverso dagli altri. Tutti i bambini avevano l'angelo custode e io no. Così mi faccio battezzare. Nel Giordano? Ragazzi, io v'avverto subito, È inutile che vi sforziate a fare gli spiritosi per provocarmi, per farmi incazzare. Perché io tanto mi incazzo più. Anzi, più mi date addosso e più io porgo l'altra guancia. Ma come ha fatto a ridurti così? Ho incontrato un angelo. Oh. Un angelo maschio o femmina? Gli angeli non hanno sesso. Insomma, c'ha le poppe o non c'ha le poppe? Nell'aspetto fisico, umano, sì, ha, diciamo, il seno, ma non è questo il rapporto. Noemi è una santa creatura, piena di fede, di devozione. Sorella d'un pio sacerdote, mi ha preso per la mano e mi ha fatto uscire dal tunnel. Oh, ragazzi, ma che gli date retta? Questo si è innamorato di una baciapile e per conquistarla ora bacia le pile anche lui. Ti si conosce. Vai, vai, melandrone. Ma facci il piacere di non farti più vedere finché non l'avrai trombata, E quando sarai rientrato nel tunnel? Ragazzi, io non ho che voi al mondo. Chi mi vuol fare da padrino al battesimo? Io! Io ho servito messa 4 anni. E io c'ho il vizio. Io giochiamo a sorte. Ma alla chi? Va bene, dai. Va bene, all'acchitto, Pronti. Attenzione. Il privilegio di fare da padrino a Melandri finimmo per giocarcelo all'acchitto. Vinse il Perozzi per roba di millimetri che dovemmo misurare con la forcella.